Ruota tanto intorno al capitano Gaston Brugman. La cessione del centrocampista uruguaiano, sempre più probabile, innesca una serie di eventi. Il Pescara può farla fruttare in diversi modi. Tra le più serie pretendenti al giocatore c'è il Benevento di Filippo Inzaghi. Una trattativa nella quale i sanniti possono inserire come contropartita tecnica Pietro Iemmello, centravanti di rientro dal prestito al Foggia ma in esubero nel Benevento. Altra possibile contropartita tecnica può essere l'esterno Riccardo Improta, ma è Iemmello che stuzzica di più l'entourage biancazzurro, che andrebbe a occupare con un giocatore affidabile una casella molto delicata. Anche per Iemmello però c'è il nodo dell'ingaggio, che il presidente Sebastiani vorrebbe limare. Occhio però, perché con Brugman i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. La Cremonese monitora la situazione, ma già da giorni si parla di un grosso club di C interessato a Brugman. Il Bari di De Laurentiis ci crede, anche se per strappare il capitano biancazzurro alla concorrenza vanno messi sul piatto non meno di 3 milioni di euro se non ci sono contropartite tecniche. Quello stesso Bari che è interessato ad un altro obiettivo del Delfino, Francesco Deli, prossimo allo svincolo d'ufficio dal Foggia, anche se i Satanelli alla fine sono riusciti a presentare domanda di iscrizione completa in Serie C, che però la Covisoc potrebbe bocciare per problemi economici. Tornando a Brugman, sirene anche dalla Serie A. L'interesse del Parma c'è sempre, ma attenzione agli ultimi sviluppi. Il DS Faggiano ha sempre parlato della non necessità di prendere Brugman perché nella rosa ducale c'è Stulac, ma le ultime voci di mercato danno il centrocampista sloveno in uscita verso Empoli e allora Brugman potrebbe prenderne il posto. Proprio coi ducali si è innescato un asse molto caldo per via delle operazioni in dirittura d'arrivo, in uscita del centrocampista Frank Canutè e in entrata per l'esterno d'attacco Christian Galano, trattativa nella quale sono inseriti anche i baby biancazzurri Marafini e Kirilov. Intanto Nando Del Sole è vicino alla neopromossa Juve Stabia. L'esterno napoletano, mai titolare con Pillone nell'ultima stagione, ha chiuso il prestito al Pescara e torna alla Juventus, che è pronta a girarlo al club di Castellammare di Stabia. Sul fronte campionato si fa difficile la situazione del Palermo, che va verso l'esclusione della prossima Serie B. C'era il nodo fideiussione, che tale rimane perché, a dispetto di quanto dichiarato dalla società ieri in conferenza stampa, la garanzia che sarebbe dovuta arrivare nella giornata di ieri, sempre dunque in ritardo rispetto al termine perentorio del 24 giugno, comunque non è stata emessa ed ora emergono dubbi anche sul pagamento degli stipendi di marzo, aprile e maggio ai tesserati, sempre entro il 24 giugno. In attesa del verdetto ufficiale, la B è sempre più lontana per il rosanero, mentre si fa sempre più largo l'ipotesi riammissione in cadetteria per il Venezia.